l'accoppiato carta, cellulosa e bioplastica vedo solo delle opportunità. Oggi il mercato chiede delle applicazioni che siano termoresistenti, che accompagnino il cibo fino al suo consumo, dove l'utilizzo della sola carta o della sola bioplastica non sono sufficienti, ma accoppiate insieme danno delle ottime soluzioni. Un po' indietro l'industria della trasformazione, credo che dei passi avanti debbano essere fatti lì, però vedo un grande futuro per questi due materiali accoppiati insieme. In questo settore l'innovazione tecnologica è importantissima. Intanto speriamo che l'Europa non metta i bastoni fra le ruote con le nuove normative, perché sembra che non faccia distinzione tra prodotti in plastica tradizionale e prodotti bio-based. Direi che l'innovazione tecnologica negli accoppiamenti sta facendo passi in avanti. Stiamo aspettando sul mercato prodotti accoppiati che possono andare in forno a microonde, in forno tradizionale. Per cui vuol dire che potremo avere dei monoporzioni, dei prodotti monoporzionabili, che possono essere smaltiti nelle tavole.